Pensieri, riflessioni, poesie e esperienze personali di 100 detenuti in 7 carceri del Piemonte sul tema della violenza alle donne. Sono stati raccolti in un libro, Giù le mani dalle donne, voci dal carcere, che è stato presentato a Palazzo Lascaris. Voluto dal Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte Valle d'Aosta e stampato nel carcere di Ivrea, il volume è stato realizzato da Ovale oltre le sbarre Onlus e dall'Interclub Zonta Italia. Con la consulta femminile, con la consulta delle lette, con tutti quelli che hanno partecipato alla redazione di questo libro, siamo qua a dire che è importante intervenire sulla popolazione in generale, non ghettizzando un tema femminile con le associazioni femminili, ma occupandoci di questo problema sociale di grande allarme e rilevanza sociale, partendo per esempio dal carcere, ma partendo sicuramente dal mondo maschile, che deve fare passi culturali notevoli per affrontare con concretezza un problema che è reale. Si sta cercando di portare su un livello diverso il problema della violenza sulle donne, cercando di coinvolgere nella campagna attiva per combattere questo fenomeno gli uomini. Abbiamo trovato un alleato nel rugby e a Torino in particolare nell'Ovale oltre le sbarre, perché attraverso la nostra campagna sono state strutturate delle iniziative come appunto il minuto di silenzio prima di tutte le partite di rugby di Serie A, di Serie B e di Serie C, anche con la collaborazione della Federazione Italiana Rugby, e un grande ringraziamento va fatto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Attraverso il carcere vogliamo mostrare che non soltanto questo problema è fortemente sentito dagli operatori penitenziari e dagli stessi detenuti, ma che da quel luogo possono venire intuizioni, risposte. C'è un passaggio nel libro dove un detenuto che ha avuto storie di questa natura dice: attenzione, il consiglio che dà la donna al primo cenno, intervieni, non aspettare il secondo cenno, intervieni subito. E quindi in questo modo spiega quello che lui ha fatto ad altri.